Buongiorno, siamo qui a presentare la mangiatoia 127 AA della River Systems, mangiatoia in metallo galvanizzato. La mangiatoia quindi è composta da il piatto della mangiatoia 40 kg e il cilindro della mangiatoia da 18 kg. Infatti questa mangiatoia può essere anche chiamata la 1840. Di questa mangiatoia possiamo fare, in base anche agli accessori disponibili, possiamo fare varie combinazioni. Quindi possiamo avere l'asta di sostegno, l'asta vuota, e quindi la mangiatoia si chiamerà 127 AA, oppure l'asta piena e la mangiatoia prenderà il nome di 127 AB. Inoltre, come altro accessorio abbiamo anche l'antispreco, che è l'accessorio 127C. Ecco, adesso procediamo un po' a vedere le varie combinazioni e capire un attimo il montaggio. Allora, la cosa più semplice è la mangiatoia, quindi in versione base. Quindi andiamo a mettere il rullone e la rondella sotto e sopra. Procediamo con l'avvitamento. Ecco, se l'operazione risultasse difficile farla da soli o a mano, è possibile farsi aiutare logicamente o anche coadiuvare da una morsa per tenere il tutto molto più stabile e rigido. Con una chiave inglese da 22 è possibile quindi procedere al serraggio del bullone in modo da creare un corpo unico. Abbiamo già proceduto in precedenza a montare il cilindro. Il cilindro, come tutte le altre mangiatoie della River Systems, il cilindro ha un risvolto superiore verso l'interno e uno inferiore all'esterno proprio per non tagliarsi, e la graffatura centrale assicura una lunga durata nel tempo piuttosto che la saldatura come fanno molti nostri concorrenti, che risulta molto più semplice, ma fornisce dei punti di debolezza e anche aiuta la formazione della ruggine molto velocemente. Procediamo adesso ad infilare il cono nell'asta. Qua. E a mettere la coppiglia per. Bene. La coppiglia appunto ci dà la possibilità di regolare la mangiatoia in varie altezze in base alla quantità di mangime che abbiamo bisogno. A questo punto la mangiatoia base, eccola qua, la mangiatoia base sarebbe pronta. In aggiunta quindi possiamo avere l'antispreco o, come avevo detto in precedenza, l'asta piena. Vediamo appunto che l'asta standard è forata centrale perché viene ricavata da un tubo. Molti allevatori preferiscono quindi avere l'asta piena, che è quindi, come dice la parola, è un'asta senza foro centrale, che mi evita l'accumularsi di sporco dentro al tubo, soprattutto in allevamenti dove c'è un certo numero di animali. Per evitare patologie o malattie, si preferisce l'uso dell'asta piena. Bene, se adesso vogliamo mettere l'antispreco, è meglio ritornare indietro con la procedura, quindi togliere il cilindro e procediamo con l'inserimento dell'antispreco. Allora, vediamo se riusciamo ad inserire l'antispreco. Sbagliato perché questo va al contrario.
Allora, l'antispreco è stato inserito, vediamo, e adesso dobbiamo ad andare ad avvitare il bullone. Ecco. Vediamo che c'è un foro, questo foro ci serve eventualmente per aiutarci a per tirare in modo che l'antispreco aderisca bene alle pareti del piatto. Una volta che mi sono aiutato posso, intanto possiamo anche andare avanti a mano con una chiave inglese da 13, iniziamo a fissare e con il cacciavite, ecco. Bene, abbiamo fissato bene, quindi abbiamo fatto un corpo unico. Il mangiatoio in questo caso è per tacchini adulti. L'antispreco serve appunto per evitare che il tacchino adulto, data la sua stazza, la sua mole e la sua forza, sparga il mangime un po' dappertutto. Quindi in questa maniera aumentiamo l'altezza della mangiatoia, il mangime si troverà più in profondità e l'animale adulto riuscirà a mangiare, quindi senza sprecare. Reinseriamo il cilindro che abbiamo fatto in precedenza. Ecco qua. Rimettiamo la coppiglia in una posizione. Abbiamo rimesso la coppiglia. Abbiamo rimesso il coperchio e questa è la mangiatoia 1840 con antispreco e tubo e asta vuota. Ripeto, c'è la possibilità di avere anche l'asta piena. Come vediamo, mangiatoia solida in metallo e di qualità superiore. Grazie.